Siamo in bilico, è un periodo veramente molto difficile. In questo momento rappresentare Don Giovanni è in qualche modo una sorta di rifrazione col periodo che stiamo vivendo, perché il Don Giovanni di Mozart è un'opera che in qualche modo ho sempre considerato come un'opera in bilico, che apre degli squarci musicalmente ma anche nel suo testo incredibili. È una visione straordinaria quella di Mozart. L'amore nel Don Giovanni è un espediente per esaminare quello che è il senso del destino, il senso del fatto, il senso della fragilità umana, il senso della corrosione della società. Una società che si sfalda dentro l'opera di Mozart è un tempo che si consuma come il nostro tempo attraverso le conseguenze che viviamo. E in questo senso rappresentare il Don Giovanni è una sorta di rinascita per noi in teatro. È la prima opera che ritorna dopo una serie di concerti dentro il Teatro Massimo, dopo delle rappresentazioni che in qualche modo hanno voluto indagare queste nuove possibilità di rappresentazione, ed è in qualche modo un segno importante, così come il Don Giovanni musicalmente ha aperto nuove visioni nell'opera, non solo, ma neanche nel rapporto testo, parola, musica, rappresentazione. Il Don Giovanni per noi diventa un momento di rinascimento, di rinascita in una forma nuova, sotto una nuova luce, dentro un teatro nel quale l'orchestra occupa lo spazio del pubblico e il pubblico è solo nei palchi e il palcoscenico in qualche modo si mescola con la tensione musicale dell'orchestra.